Intanto grazie per l'opportunità che gli organizzatori che ci avete dato di essere qui e l'organizzazione di questo bel convegno. Allora, brevemente quello che vi racconterò, intanto delle note biografiche sul nostro protagonista, cioè Jacques Merleau-Ponty. Racconterò qualcosa del suo capolavoro dal mio punto di vista, che è Cosmologia del secolo XX, alcuni temi di quel libro. E poi vi dico due cose del perché secondo me quel libro è ancora importante oggi. E purtroppo il piatto del giorno, cioè la sua filosofia della cosmologia, non è pronto, nel senso che è ancora un work in progress e quindi sto leggendo ancora le sue opere più riguardanti, la filosofia della cosmologia, quindi preferisco non dire cose che conosco poco. Allora, Merleau-Ponty è stato un filosofo francese storico della scienza e dal 67 professore di epistemologia all'Università di Parigi, Paris X-Nanterre, per anni presidente della Società Filosofica Francese. Un grande sostenitore del dialogo fra la filosofia, la storia e la scienza, e quindi anche di quel ruolo privilegiato, fondamentale, che la filosofia ha per la conoscenza scientifica, sia nel suo divenire storico che anche nei suoi sviluppi tecnici. Il suo lavoro di ricerca si è maggiormente focalizzato sulla storia e l'epistemologia della fisica e soprattutto della cosmologia. Ha avuto una vita abbastanza avventurosa, ve la racconto un pochino perché appunto perché è stata avventurosa e non banale. Nato nel 26, il 26 luglio del 16 in una piccola cittadina nel sud-ovest della Francia. Fu attratto fin dall'inizio dagli studi della fisica, però fu su consiglio del suo più famoso cugino. Ogni volta che parlo di Merleau-Ponty tutti pensano a lui, cioè a Maurice Merleau-Ponty. In realtà Jacques era il cugino, meno famoso ovviamente. Maurice, di 8 anni più grande di lui, quindi gli diede una spinta per affrontare la fisica, però con un impianto, con una base filosofica. E poi l'École Normale Supérieure, ottenne l'aggregazione in filosofia. Purtroppo il suo scopo principale, che era quello di entrare, nella scuola di scienze, che allora era anche la più nuova e per certi versi anche la più difficile, a parte anche la meccanica quantistica, ovviamente, negli anni 40, e cioè la cosmologia relativistica, fu ritardata dalla guerra. Infatti fu chiamato nel 39, prima di finire i suoi studi, e dovette partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 40 fu ufficiale di fanteria nell'esercito francese, fu fatto prigioniero, ma riuscì a scappare. Tornato in Parigi, si unì con sua moglie alla Resistenza, in una rete, vabbè, come te, non so bene cosa sia, e tra l'altro lui aveva anche un compito particolare, quello per così dire di salvare gli aviatori alleati che cadevano in territorio, insomma che avevano dei problemi. Loro li ospitavano a casa loro con tutte le conseguenze e i rischi del caso, ovviamente. Infatti fu catturato e arrestato dalla Gestapo, fu condannato a morte, ma fortunatamente imprigionato anche per un anno nella prigione di Fresnay, però fortunatamente fu rilasciato soltanto nell'agosto del 1944 grazie all'intervento del console svedese, che era anche zio di sua moglie, e quindi riuscì a salvarsi, e quindi sono qui a parlarne. Per la loro azione coraggiosa, che salvò molti soldati, sia Jacques che la moglie ricevettero un'onorificenza dalle forze alleate, e firmata addirittura dal comandante in capo, cioè il generale Eisenhower. Dopo la liberazione ebbe una breve carriera nell'agenzia France Presse e anche in un giornale erede, dei giornali clandestini della Resistenza francese. Insegnò anche filosofia in due licei a Parigi e poi divenne associato, ricercatore associato al CNRS, dove preparò la sua tesi di dottorato, che risultò in due libri, ben due libri, entrambi pubblicati nel 65. Il primo, riguardante la tesi principale che discusse la Sorbonne il 19 giugno del 65, appunto il libro che vi accennerò brevemente fra poco, Cosmologia del secolo XX, e il secondo, Filosofia e teoria fisica in edito. Poi insegnò anche alla facoltà di lettere dell'Università di Besançon, poi ottenne anche una cattedra di epistemologia all'Università di Parigi, dove insegnò fino alla fine,
e dove, come dire, crebbe un gruppo di numerosi studenti di dottorato, ricercatori di epistemologia, eccetera. Morì all'età di 86 anni, nel 2002, in un piccolissimo paese nel nord, centro-nord della Francia. Ha pubblicato questi libri, non me li leggo, vi risparmio il mio pessimo francese, anzi vi italianizzo, insomma, La scienza dell'universo nell'età del positivismo, Lo spettacolo cosmico e i suoi segreti, un libro divulgativo, poi Einstein, e anche diversi articoli, non tantissimi devo dire, almeno quelli che ho trovato io, diversi articoli di filosofia e storia della cosmologia, che poi sono confluiti nel suo ultimo libro sulla scienza cosmologica, condizioni di possibilità e problemi filosofici. Forse nessuno meglio di lui in qualche maniera poteva valutare la rivoluzione scientifica che accadde nel XX secolo con l'avvento della cosmologia relativistica. Se consideriamo che il suo primo lavoro di ricerca avvenne intorno al 1945, quando la cosmologia, insomma, si stava ancora sviluppando sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista osservativo, in un certo senso possiamo dire che lui partecipò quasi direttamente, no? Attraverso ovviamente le sue analisi epistemologiche e storiche a questa rivoluzione. C'è da dire, come accennava prima il professor Craig, che quando lui iniziò i suoi studi, la cosmologia non è una scienza così allettante, diffusa e ricca, no? Degli risultati spettacolari che poi negli anni successivi ci sono avuti. Pochi scienziati, come dire, la padroneggiavano e ancor meno filosofi l'avevano affrontata epistemologicamente. Quindi, insomma, il dedicarsi alla filosofia della cosmologia, insomma, alla storia della cosmologia, era un'impresa abbastanza complicata. Insomma, era necessario capire e pensare, insomma, alle scoperte piuttosto nuove di questa nuova scienza, no? Nuova nel senso che, per così dire, si era persino quasi imposta agli scienziati stessi, no? Perché quel comandamento scientifico che diceva Merleau Ponty stesso, cioè quello di non parlare del tutto, era stato un comandamento molto importante nei secoli precedenti, per così dire, mentre adesso gli scienziati affrontavano questa cosa qui, cioè questo nuovo, diciamo, argomento, ma era più che un argomento, no? Di parlare del cosmo nella sua interezza. Anche la teoria generale su cui la cosmologia si basava era in un periodo di poco appeal, no? Era considerata da molti fisici, gli stessi fisici teorici, come una teoria troppo esoterica, astratta, matematicamente complicata e piuttosto eccentrica rispetto alla fisica dominante che si stava affermando, cioè la meccanica quantistica. Quindi, insomma, era necessario maneggiare sia la matematica e la geometria differenziale della relatività generale, ma avere anche altre nozioni di fisica, senza dimenticare il fatto che comunque c'è anche da tenere d'occhio, diciamo, i fenomeni astronomici, i dati. Una delle particolarità di Merleau Ponty è che comunque per lui l'avanzamento della cosmologia avveniva di pari passo fra una parte, diciamo, sperimentale, telescopi, eccetera, e dall'altra parte gli aspetti teorici, che non è una cosa così banale. Insomma, ci volevano molta abilità, passione, curiosità, coraggio intellettuale, intelligenza per avventurarsi in questa impresa. E Merleau Ponty possedeva queste caratteristiche. Cioè, appunto, possedeva un bagaglio della fisica notevole che gli permetteva poi anche di basare compiutamente le sue analisi epistemologiche sui modelli di universo, per poi magari, come dire, arrivare anche a discettare, per così dire, su un approccio filosofico più generale, no? Sulla natura della conoscenza e del mondo e dell'universo. E da questo punto di vista credo che si possa dire che lui è stato veramente un pioniere. Come dimostra questo libro, che secondo me è non so, secondo me è il suo capolavoro, questa è l'edizione francese del 65, vi ricordo che è nata da una tesi di dottorato, non so adesso quante tesi di dottorato di questo livello ci siano. Fu tradotto nel 71 anche in spagnolo e gli italiani, che arrivano sempre un po' tardi, lo tradussero nel 74. Purtroppo non è stato uno studioso molto tradotto. Questo libro, Cosmologia del XX secolo, è uno dei primi e estremamente profondi studi epistemologici e filosofici, ovviamente anche storici, sulla natura e contenuti, il significato
la natura dei problemi non risolti della moderna cosmologia scientifica. Fortunatamente dovrebbe essere ristampato, almeno per quello che riguarda l'edizione italiana, da Mimesis. Sperando che questa ristampa in qualche maniera aiuti a riscoprire questo autore, che in Italia un po' lo è conosciuto, ma purtroppo non è conosciuto granché nel resto del mondo, a parte la Francia. Cioè non ricevette grandi riconoscimenti e notorietà nell'arena internazionale che avrebbe meritato. Semplicemente perché, a parte l'italiano, insomma, che è una lingua diciamo poco utile nel contesto internazionale, ma non è stato tradotto in inglese. A parte questo libro, Le tre tappe della cosmologia, tradotto in De Roberto Cosmology, e a parte questi due articoli, io non ho trovato null'altro in inglese questo autore. Ed è per questo che spesso quando si leggono libri di storia della cosmologia o di filosofia della cosmologia, o meglio articoli di filosofia della cosmologia anche recenti, questo autore è raramente citato ed è veramente un peccato dal mio punto di vista. Vabbè, anche in italiano ho trovato soltanto questo articolo, appunto in italiano, e credo che questa mancanza di traduzione ovviamente non credo sia legata, diciamo, a una questione, no, di qualità dei suoi scritti, ma penso semplicemente, non so per quali contingenze editoriali non è stato recepito nel mondo anglosassone. Ecco, ed è una perdita, perché appunto secondo me è un classico della filosofia e della storia della cosmologia. In Francia ovviamente lo è, in Italia un pochino, del resto del mondo direi no. Se vogliamo riassumere i contenuti del libro in una frase, possiamo dire che questo libro racconta quella profonda rivoluzione che c'è stata nella cosmologia, no? Cioè la transizione da una concezione statica dell'universo a una concezione dinamica, no? In espansione, come prima alcuni relatori hanno già parlato. Merleau-Ponty, di questi 50 anni di cosmologia, vi ricordo che il libro è stato pubblicato nel 65, la cosmologia moderna nasce con Einstein nell'articolo 17, che insomma sono i primi 4-5 decenni. Merleau-Ponty, diciamo, li divide in due parti, per così dire, non è che si realizza così, però insomma, bene o male possiamo vederli divisi in due tronconi, no? La prima parte è quella che riguarda, diciamo, il lavoro nato sull'impeto del modello di Einstein. Il secondo, una cosmologia più indipendente dalla relatività generale. La cosa interessante è che questi due modi di affrontare fisicamente l'universo, i modelli dell'universo, non esprimono soltanto una differenza appunto fisica-matematica, ma anche una differenza epistemologica. L'approccio einsteiniano, se vogliamo dire, più induttivo, l'approccio di questi altri autori, di cui ora vedrò due cose, è più deduttivo. La cosmologia, diciamo, induttiva, l'approccio induttivo, che appunto comincia con Einstein, poi seguito dalla prima generazione di cosmologi, Friedman, Lemaître, Robertson, Eddington, eccetera, si basava sull'uso delle equazioni della relatività generale, considerate come una base indispensabile per la costruzione, no, dell'edificio cosmologico, cioè dei modelli cosmologici. Quindi in sostanza era una sorta di un'operazione di estrapolazione e induzione fra la teoria locale e quella della realtà generale, per poi arrivare ovviamente all'universo come un tutto. Ovviamente quando si applica questo metodo all'universo come un tutto, viene da quella forza di ulteriori domande: fino a che punto queste induzioni sono valide, possono essere affidabili anche per quelle parti dell'universo che non sono accessibili alle nostre osservazioni o addirittura per il cosmo intero, ammesso che abbia senso di parlare di cosmo intero. Insomma, l'affidabilità rischia di vacillare nella cosmologia, diciamo così, induttiva. Ovviamente anche questi primi cosmologi dovettero usare delle assunzioni o delle convenzioni appunto specificatamente cosmologiche, però in parte strane a quel metodo, no? Per garantire proprio la possibilità di parlare dell'universo come un tutto. E sto parlando, per chi conosce un po' la cosmologia, no? Del famoso principio cosmologico, quello che ci dice che l'universo su larga scala è omogeneo, cioè non ci sono punti privilegiati, è disotopo, non ci sono direzioni privilegiate. E questo consente in qualche maniera di parlare dell'universo come un tutto, questa è l'ipotesi, diciamo, che fece Einstein all'inizio. Questa cosmologia induttiva, però, appunto, già nei primissimi anni 30, cioè poco dopo che
modello del Big Bang caldo iniziò ad avere, come dire, una pill per gran parte dei cosmologi, iniziò a essere criticato, e la scuola, diciamo, che fa capo a Edward Arthur Milne, è quella che, diciamo, che racconta, diciamo, Merleau-Ponty nel suo libro. Iniziò già nel 1932, Milne propose un modello diverso, ma ora non entro nei dettagli. Poi seguito anche dai suoi collaboratori Winthrop, Walker, e poi negli anni 50, come diceva il professor Craig prima, da Bondi e Gold, insomma, proposero altre teorie. E la caratteristica appunto di questa cosmologia era che una cosmologia, se vogliamo, deduttiva, cioè si basava, invertì l'ordine delle operazioni per certi versi. Le equazioni di relatività generale non erano più così necessarie a livello cosmico, e le assunzioni di uniformità, quali appunto il principio cosmologico, venivano poste, divennero dei veri assiomi su cui costruire poi realmente l'edificio cosmologico. Quindi, vabbè, come l'ho già detto, insomma, era essenzialmente, non si basava quindi più su una teoria locale come l'attività generale, né su principi empirici stabiliti, per così dire, nel piccolo, ma appunto la base era una base assiomatica per poi appunto applicarlo sul modello della realtà per vedere se in qualche maniera aveva colto qualcosa. Questo dibattito, se vogliamo, con alti e bassi durò per diversi decenni, e Merleau-Ponty lo racconta con una maestria, secondo me, anche letteraria straordinaria. Insomma, scrive bene e usa anche delle espressioni molto... Tra l'altro la cosa bella è che, bella, insomma, significativa, che non fa molte citazioni. Questo significa che comunque lui è entrato nella questione, sa rendere i modelli e le sottigliezze fisiche col suo linguaggio proprio. Ovviamente ci sono anche molti altri argomenti in questo libro che, ripeto, ripercorre i primi 50 anni della cosmologia moderna. Una passione di Merleau-Ponty è il tempo cosmico, come dobbiamo intenderlo, qual è il suo status epistemologico. C'è la questione del divenire, no? Delle origini del mondo. Poi, sì, qui dice che la questione del divenire, cioè, non è soltanto una questione del divenire delle cose nello spazio, no? Ma grazie alla teoria generale lo spazio in sé e il tempo in sé che divengono, quindi il problema si complica notevolmente. C'è la questione del concetto della creazione, fino allora soltanto essenzialmente filosofico, ma con la cosmologia rinasce anche su delle basi sicuramente più scientifiche, anche se bisogna ammettere, appunto, come dice lui, che tutto questo parte da qualcosa di incomprensibile, no? Il famoso Big Bang. Quali sono le proprietà accidentali ed essenziali dell'universo? Come decidere se una caratteristica della struttura cosmica appartiene all'universo essenzialmente o accidentalmente? L'universo è unico, al di là della questione del multiverso, che all'epoca non c'era. La permanenza e legge di natura, la descrizione dei cosmologi dell'universo primordiale sono basate sull'universalità, la permanenza delle leggi che noi sappiamo, ma come spiegare l'assunzione che esse sono le stesse in tutti i tempi, in tutti i luoghi, se l'universo è in un'evoluzione globale e irreversibile? La questione della totalità e dell'individualità. Nella scienza, l'oggetto individuale, appunto con l'universo, è razionalmente compreso grazie a delle leggi, no? Che presuppongono ovviamente la presenza di diversi individui per fare delle comparazioni, eccetera. L'universo è unico, cioè noi dobbiamo assumere che è soltanto uno dei casi parziali di una legge più generale, oppure per certi versi una legge dell'universo può anche dipendere soltanto da un individuo, cioè appunto dall'universo stesso. Perché leggere questo libro ancora oggi? A parte che dal punto di vista storico, per certi versi è un po' datato, ovviamente, si è perso negli ultimi 50 anni della cosmologia, però rimane un documento storico di per sé, perché comunque l'ha scritto, no, in prossimità degli avvenimenti che stava testimoniando. E ovviamente più che dal punto di vista storico è un libro che andrebbe letto dal punto di vista filosofico, perché comunque lui accompagna queste due modalità, oltre alla modalità scientifica, perché non è un libro facilissimo da leggere, se uno lo vuole leggere in una certa maniera. Da un altro punto di vista uno può anche saltare le parti un pochino più dettagliate, tipo sul modello di Milne, che non sono facili, perché lui cerca di rendere a parole il modello fisico-matematico, quindi non è banalissimo da seguirlo in ogni pagina. Dal punto di vista filosofico, perché è importante? Perché comunque le questioni che lui pone
quando la cosmologia si stava formando, quindi l'infinità dello spazio, la questione delle origini, della totalità, il ruolo della cosmologia nella fisica, come deve essere, se viene prima la cosmologia della fisica o prima la fisica della cosmologia, approccio deduttivo, induttivo, eccetera, rimangono questioni aperte. Quindi in un certo senso ritornare da lui, anche oggi modernamente, con una cosmologia scientifica così avanzata, è sempre assolutamente utile, perché la cosmologia rimane una scienza di frontiera nel suo essere appunto così vicino alla frontiera sia dell'ontologia, no? Cioè di ciò che esiste nel mondo, sia dell'epistemologia, cioè dei modi con cui noi esseri umani cerchiamo di comprendere il mondo. Finisco. Fortunatamente la filosofia della cosmologia, ovviamente accompagnata anche dalla storia della cosmologia moderna, negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio, perché comunque anche nel mondo anglosassone si leggono articoli di stampo appunto filosofico sulla cosmologia. Però da un certo punto di vista queste parole che ora vi leggo di Leonardo Conti secondo me rimangono valide, e lui le ha pronunciate intorno agli anni 2000, forse leggermente prima, ma sono pubblicate nel 2000. Lui dice: la cosmologia contemporanea è una branca molto originale della conoscenza scientifica, che potrebbe attrarre l'attenzione dei filosofi. Però dalla sua creazione e sviluppo, che risale a 70 anni fa, questo non è stato il caso, non solo dei filosofi che pensano che la scienza non pensi, ma anche da altri. Carnap, Reichenbach, Cassirer, Ratzinger, Brunswick, testimoniavano la sua nascita della cosmologia e i suoi primi sviluppi, ma non ne scrissero. Lo fece Bachelard, benché io possa testimoniarlo, egli era pienamente informato dei suoi progressi, no? Dei progressi della cosmologia. Poi per quando dissero di più nel secolo senza dire molto di più. E l'interesse in questo riguardo delle generazioni più recenti non sembra essere molto più grande. Secondo me è una miopia sorprendente e deplorevole. Ho finito. Grazie. Not the
used many formulas, many considerations of model. I prefer more it's interesting because both book lie in the sort of sort of frontier between modern cosmology, full of epistemological processes, and a new cosmology, the one that in which the main model wins with respect to the state theory. And but the both book cannot work by medium. Faccio un piatto qua, it's very interesting, I read the book in French, but the problem is that we start, since the book is not 65, this is the problem for us, that it's a secondary source, we have identified modern cosmology, because that didn't allow North and to capture this change, and that for historians that are looking at that, doesn't mean that a secondary source is particularly relevant, while a good part that should be considered as a primary source to understand the philosophical position, from the philosophical perspective, of course, makes the book much more interesting. It was impossible for them to capture the change that it was published that way. So it's very interesting that we should have been able to do that. But thanks a lot. We move on.